Ciao raga, sono qua perché volevo esprimere massima solidarietà per i ragazzi che oggi protesteranno in piazza contro il climate change. Grandi, grandi, grandissima la scelta del venerdì, e strategicamente è perfetta perché così ci dà modo sabato e domenica di metabolizzare la protesta del venerdì, no? Capiamo perfettamente quello che è stato detto, no? Ci ragioniamo sopra e così lunedì andiamo a scuola carichi di iniziativa, carichi di proposte che potrete attuare nel vostro piccolo per la salvaguardia del nostro pianeta. Bellissimo protestare, mi ricordo anch'io i miei tempi, insomma gli scioperi assolutamente necessari poi sapete, io ce l'avrei anche già un'idea pronta, concreta, che di facile realizzazione. Portatela sui palchi questa idea qua. Ascoltate, facciamo così, no? Allora, facciamo che spostiamo tutta l'apertura delle scuole, ok, a marzo. E lavoriamo marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. E poi novembre, dicembre, gennaio e febbraio le teniamo ben chiuse, così risparmiamo un riscaldamento. E sai che botta di CO2 in meno nell'atmosfera? Se tutte le scuole del mondo occidentale chiudessero in quel periodo, mi piace come idea. E poi pensate anche al fatto che si utilizzerebbe meno la macchina in quel periodo, meno spostamenti, perché un conto è quando fa caldo e allora ci vai anche in bicicletta, no? Quindi d'inverno tocca accompagnare, tocca usare la macchina, botta di CO2 anche là in meno. Facciamo lo sto sacrificio, no? Cioè fatelo, voglio dire, dimostrate che siete pronti a questo impegno. Cosa ne pensate di questa idea? Vi piace? Ti piace questa idea? Naturalmente, attenzione, perché dopo qualcuno potrebbe obiettare, no, giugno, luglio, agosto, condizionatori spenti, perché tanto di caldo non è mai morto nessuno, possiamo benissimo resistere, ok, fare un sacrificio per il nostro pianeta, e dimostriamo un impegno concreto, cosa ne pensate di questa idea? Non è male, no? Non è male. Fatemi sentire all'unanimità che sì, siete pronti a un sacrificio del genere, a rinunciare alle vacanze estive in nome del pianeta. Ci comincia da così, da poco, no? Per i prossimi 20 anni magari poi ne riparliamo. Dai, forza! Fatemi sentire un grido unanime da queste piazze che sì, è una cosa che si può fare. Facciamo in modo che si crei una bella corrente di esperti come quelli che per esempio hanno risolto il problema della xylella in Puglia e che un domani ci dicano cosa dobbiamo fare. Che magari usino anche violenza, che siano forti nella loro espressione. Sensibilizziamo le masse, sensibilizziamole. Sono quelle che alla fine risolvono sempre i problemi in un modo o nell'altro. No? Comunque dai, scherzi a parte adesso. Io su questo argomento e sul fenomeno Greta, che poi secondo me è più un sistema Greta, ho già scritto sul mio wall e in Facebook e ho scatenato una mezza shitstorm. E secondo me andrebbe un attimo diviso quello che è, diciamo, il problema del climate change, che è innegabile, con quello che invece è il metodo di affrontarlo. Io credo che sensibilizzare le masse, come molti già impropriamente utilizzano questo termine sensibilizzare, perché per me è più un fomentare le masse, su questo problema possa alla lunga essere soltanto dannoso, perché porta a pensare alla gente che magari le soluzioni possano essere di semplice applicazione, che possano essere di semplice portata. E invece non è così, non esistono alla fine, lo sappiamo che non esistono soluzioni semplici a problemi così complessi. E quindi si rischia soltanto di cascare a demagogia pura, ma soprattutto quando poi si fa leva su un sentimento popolare, quindi si perde la razionalità necessaria ad affrontare il problema secondo i crismi con cui dovrebbe essere affrontato. Io credo che si rischi seriamente che il controllo del problema passi dalla scienza al popolo.
Ed è qui allora che poi scoppiano le catastrofi, perché veramente quando poi il cuore è quello che pilota la testa e non viceversa, si rischia di fare peggio, si rischia di fare molto peggio. Io l'ho detto, lo ripeto, ma per carità, io a me piace l'entusiasmo che Greta mette nel suo messaggio, e credo di essere consapevole anche del fatto che ci sia sicuramente moltissima strumentalizzazione alle spalle, e quindi, ma non lo so, valuto anche e rivaluto quella che può essere razionalmente la dimensione del fenomeno. È un fenomeno veramente spontaneo, è un fenomeno che ha un suo significato diverso, diciamo così. Comunque è quello che a me spaventa. Spaventa che dalla testa si passi al cuore. E quando succede questo, ripeto, secondo me è il preludio di catastrofi immonde. E non vorrei, appunto, che l'ho fatto prima l'esempio, non vorrei che i problemi legati alle politiche ambientali e all'ambiente in genere passasse a sedicenti esperti, che si creassero correnti popolari che individuerebbero magari la soluzione del problema in cazzate sesquipedali che poi al fine si rivelano essere più dannose che altro. Ecco perché io temo questo tipo di movimenti, perché non si fermano all'azione. Ho paura che non si fermino all'azione estemporanea, ho paura che poi si creino altre problematiche che sarà estremamente difficile disinnescare.